promuovere nelle pagine di un libro la bellezza della città di Fano attraverso gli scatti dei fotografi amatoriali fanesi. È l'iniziativa presentata oggi dal sindaco Seri e dall'assessore al turismo Lucarelli alla presenza dei protagonisti, ovvero gli amanti della fotografia. Più di 80 pagine di immagini che raccontano luoghi, eventi e scorci dalla costa fino all'entroterra fanese in tutte le ore del giorno. L'idea nasce proprio da questo, guardando anche sui social queste belle fotografie che nostri concittadini e concittadine, non solo concittadini, hanno scattato, guardando anche il successo e i commenti sui social, è venuta questa idea di produrre un libro fotografico che in qualche modo racconta la nostra città. È una foto della nostra città, nelle sue bellezze, nei suoi scorci, quegli spazi, quegli angoli che magari noi che la viviamo non cogliamo quando ci passiamo davanti, ma che sa anche trasmettere le emozioni che la città ci lascia. Insomma, un bel libro che è una bella cornice della nostra città, e sono convinto che tantissimi fanesi avranno nella loro casa, nella loro libreria, questo libro che racconta la nostra città. Oltre 25 fotografi hanno preso parte alla realizzazione di questo libro, catturando con la loro fantasia tutte le peculiarità di Fano, dalla romanità al medievale, dalla storia al mare, dall'arte al cibo. Questi scatti, pubblicati sui vari social network del momento, sono stati scelti e inseriti all'interno di questo book. Fano è una città stupenda e ad appunto abbiamo deciso di raccontarla in un book fotografico, questo book cartaceo che si troverà dal 1° giugno in tutti i nostri punti IAT, in vendita anche insieme all'altro merchandising che vogliamo produrre. Ovviamente ad un costo di produzione, perché quello che è necessario per noi è la promozione della nostra città. Ecco, la necessità è quella che tutti i fanesi abbiano questo book, perché veramente sfogliandolo ci rendiamo conto della nostra bellezza, ma che lo abbiano anche coloro che decidono di venire a visitare la nostra città, perché così possono farlo vedere a parenti ed amici che magari si trovano in Italia e sicuramente guardandolo gli verrà voglia di venirci a trovare, a conoscere la nostra bella città fatta di tante caratteristiche tra storia, arte, natura, cultura ed il nostro stupendo mare.